L'ossessione del compleanno del narcisista. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti. E veniamo al tema. L'ossessione del compleanno del narcisista. Una delle ossessioni che spesso hanno i narcisisti è quella del compleanno, cioè il narcisista teme il compleanno, lo teme ed è ossessionato, non quando è giovane, ma da una certa età in poi tende ad avere un'ossessione del compleanno. Quindi questa è anche un'indicazione, diciamo, per capire se ha a che fare con una persona narcisista, perché una delle cose che teme di più il narcisista è la morte diciamo, è la cosa che è più vicina alla morte di tutte, a parte la malattia, diciamo così, è l'invecchiamento. E quindi il narcisista ha questa paura del compleanno. Ovviamente non lo manifesta, anzi, talvolta fa esattamente il contrario, fa dei compleanni, diciamo, stratosferici, soprattutto se è un narcisista coverte, lo esorcizzano perché i narcisisti non mostrano mai il loro vero sé. I narcisisti, come sappiamo, sono manipolatori, quindi ovviamente non ti mostreranno chi sono veramente e anche in questo, no, ti inducono a credere di essere completamente diversi. Ma noterai che sul compleanno daranno dei segnali non verbali, anche se lo festeggiano, se non possono farne a meno, ovviamente saranno costretti a festeggiarlo, ma cercheranno di da daranno dei segnali tendenzialmente di rifiuto, avranno paura a manifestare questa cosa qua. Il narcisista non ti dà sicurezza nella relazione, non ti dà sicurezza nella relazione interpersonale, soprattutto per il fatto che non ha sicurezza in se stessa o in se stesso. E tra l'altro cercherà di fare di tutto per apparire più giovane. Qui parlo di narcisisti o narciste, perché questa tra l'altro è una caratteristica anche femminile, over 40. I narcisisti vogliono avere tutto sotto controllo, ovviamente. E la vita, soprattutto l'invecchiamento, è un qualcosa che va, tra l'altro, non hai, non puoi avere sotto controllo, è un qualcosa che diciamo che perdono. E inoltre questo gli farà presagire un destino, no? Perché il narcisista che ha utilizzato, ad esempio, o la narcisista che ha utilizzato la bellezza, ha utilizzato il fascino, ha utilizzato capacità, diciamo, di seduzione legate proprio magari anche all'aspetto fisico, quando si vede invecchiare è come se si avvicinasse, diciamo, un evento che non riescono a controllare, un evento che non riescono a gestire, che è legato di fatto alla possibilità reale di non essere più seduttivi, non essere più seducenti, non essere più in grado di manipolare, di controllare le persone. Quindi la fine del narcisista normalmente non è una fine molto bella, diciamo così, a meno che non. E tra l'altro, l'unica possibilità che ha il narcisista da questo punto di vista per riuscire sempre ad avere dei contatti, ad avere delle persone tra virgolette soggiogate, quello economico, il lato economico. Se il narcisista riesce economicamente, diciamo così, ad avere la possibilità di un grosso, come dire, flusso di denaro, magari riesce comunque a controllare le persone anche in altre età. Ma il narcisista che ha puntato, soprattutto la narcisista, ma anche il maschio, che ha puntato tutto sull'aspetto fisico, è quello che teme di più è l'invecchiamento. Quindi l'ossessione del compleanno è un qualcosa di veramente deleterio per il narcisista, ha difficoltà ad accettare il passare del tempo. Tieni presente che poi i narcisisti non fanno nulla che avvantaggia un'altra persona, ma fanno tutto ciò che avvantaggia se stesso, cercherà in qualche modo di
diciamo, sfruttare anche questa situazione. Però tieni presente che se tu vuoi colpire un narcisista o una narcisista, devi analogicamente, indirettamente, far leva sul tempo che passa, far leva sugli anni, far leva sull'invecchiamento, perché questo è la cosa che il narcisista teme di più. Il narcisista è veramente, non ha veramente capacità di gestire, di potersi, come dire, di poter accettare il fatto di invecchiare. Ovviamente i narcisisti non è che non provano emozioni, ma non provano emozioni per gli altri, perché le emozioni legate a se stesse, legate a quello che gli succede, beh, quelle le provano come. Sono queste emozioni che loro si vivono e che, diciamo, di fatto la paura è una delle emozioni che vivono. Il meccanismo del narcisismo è proprio quello di provare a difendersi da questo tipo di emotività. Ecco quindi che se tu vuoi colpire un narcisista o una narcisista, fai leva sul fatto che stanno invecchiando, fai leva sul fatto che cerca di buttarlo lì analogicamente, buttarlo lì indirettamente. Riuscirai a ottenere veramente dei grandi vantaggi. Ovviamente, a livello poi generale, costruisciti anche una rete di supporto se vuoi uscire dalla relazione con narcisisti. I narcisisti, ovviamente, sono dei controllori, cercano di alienare le loro vittime, e quindi a loro non piace che le loro vittime abbiano amici, abbiano amicizie, e quindi perché vogliono avere più presa su di te. Quindi la cosa fondamentale è che tu devi mantenere gli amici, diciamo, coltivare delle amicizie. E poi, se tu lasci un narcisista quando questo sta invecchiando, beh, gli darai veramente un colpo secco, diciamo così, lo punirai veramente pesantemente. Fare no contact a un narcisista di 30 anni dà dei risultati, fare uno contact con una narcisista di 60, diciamo, dà dei risultati molto molto più eclatanti da questo punto di vista. E soprattutto quando inizia a perdere dei colpi, quando i segni del tempo lasciano le loro tracce inesorabili sul suo viso. Ecco, sono tutte cose che devi utilizzare. Quindi sfrutta l'ossessione che il narcisista ha per il compleanno. E te ne renderai conto anche dal linguaggio non verbale, perché guarda, posso garantirti che a livello non verbale, per chi sa riconoscere un minimo di linguaggio non verbale, ti renderai subito conto di questa ossessione del narcisista proprio per il compleanno. E quindi l'importante è sfruttarla, l'importante è utilizzarla, perché noi dobbiamo sempre salvaguardarci. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale, ovviamente attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, diciamo, abbonamenti per partecipare alle live e poi l'abbonamento consulting per una consulenza individuale per migliorare te stesso. Ciao a tutti, al prossimo video.